1, via! È ufficialmente terminato il restyling dello stadio Benelli di Pesaro. L'amministrazione comunale ha svolto un intervento dal valore complessivo di 900.000 euro per la trasformazione del manto erboso e la riqualificazione delle panchine a bordo campo. A calciare il primo pallone sul nuovo campo del Benelli, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Molto contenti per questo lavoro, fatto davvero in tempi brevi. È un lavoro fatto molto bene, è un campo sintetico ibrido, quindi di ultima generazione, e ci voleva perché purtroppo il campo del Benelli, nonostante la continua straordinaria manutenzione, non reggeva più, era troppo vecchio. Quindi abbiamo rifatto il drenaggio, abbiamo fatto tutto l'impianto di irrigazione, il nuovo campo, le panchine nuove, quindi un intervento da 900.000 euro. Un intervento necessario, spiega l'assessore al fare Riccardo Pozzi, che è consistito nella trasformazione del manto di gioco in erba naturale a prato artificiale di ultima generazione, che consente lo svolgimento delle attività sportive con qualsiasi condizione meteorologica e da un numero elevato di utenti. Un'opera importante, un impianto sportivo completamente riqualificato nel suo manto erboso, questo è veramente un ottimo intervento. Non solo il manto erboso, è stata l'occasione anche per rivedere tutti i sottofondi, l'impianto di drenaggio, l'impianto di reazione, sostituite le panchine con queste che vedete qua alle mie spalle. Insomma, un intervento complessivamente da 900.000 euro realizzato dalla ditta Delfino e concluso nei tempi che prevedevano proprio questo, nel senso abbiamo chiesto alla società per le prime due partite un po' di tolleranza e la prossima partita sarà in casa proprio in questo bellissimo stadio. Ci sono ancora alcune cosine da rivedere per quello che riguardano lo stadio nella sua visione più complessiva. Insieme ad Aspes stiamo portando avanti un percorso ed è piuttosto avanzato, che vedrà proprio la riqualificazione di questa parte, diciamo, di quella che è la vecchia tribuna Prato, e consentirà anche di ridare più spazio a quello che è il quartiere, andando a migliorare anche l'assetto proprio generale dello stadio. La copertura è la vera e propria Silesina. In questo momento non abbiamo un finanziamento anche che prevede la copertura della tribuna, però ci stiamo arrivando, ci arriveremo.